Domenico Naccari, con la Fondazione Calabria Roma Europa abbiamo un appuntamento importante oggi alla Terrazza Civita, la presentazione del libro di Arcangelo Badolati, un libro intenso dove la figura della donna, pur sembrando perdente, in realtà è una figura emergente di donne di coraggio e di storie coraggiose. Storie coraggiose, un mondo, l'universo femminile che va percorso fino in fondo. E questo libro lo percorre facendoci scoprire quelle che sono l'ingegno, la forza, la volontà, spesso di donne che fanno una brutta fine, ma non per questo donne valide, donne che devono essere ricordate per il loro coraggio, per il loro valore, per il loro ingegno. Spesso anche vengono rappresentate donne senza nome, sfruttate da uomini malvagi, cattivi, che pensano soltanto al lucro. Arcangelo Badolati è stato molto bravo in questa sua ultima opera, e quello che ho detto stasera è veramente un salto di livello, perché effettivamente ha messo al servizio la sua esperienza di giornalista, di autore di diverse opere, per rappresentare quello che è l'universo femminile a 360 gradi. Io ritengo che questa opera vada letta per capire fino in fondo quella che è la sofferenza femminile, quello che è l'ingegno femminile, quello che è la cattiveria e la crudeltà dell'uomo, e spesso, come diceva stasera il dottor Minisci, è la debolezza dell'uomo, l'uomo che non riesce ad avere con l'amore, ad ottenere l'amore, l'amicizia di una donna, la ottiene con la crudeltà, con la violenza, spesso speculando, spesso illudendo la donna, spesso carpendo quella che è magari un sentimento disinteressato della donna stessa. Quindi ci sono anche donne però coraggiose che non sono solo vittime di mariti o fidanzati, ci sono anche donne che hanno il coraggio di denunciare e per questo diventano vittime magari di parentele, addirittura dei figli stessi. Ecco, quindi l'uomo che teme per certi versi queste donne, come lei ha ben detto. Sì, donne che sono vittime di mafia, ma allo stesso tempo che trovano il coraggio di denunciare il fenomeno, e anche perché si ritrovano loro malgrado, essendo magari mogli di mafiosi, che poi loro malgrado si ritrovano ad essere eroine, nel senso di testimoni di giustizia, che poi accusano e riescono con le loro denunce a far arrestare, a far andare in carcere determinati personaggi di determinate organizzazioni criminali. Quindi anche questo è rappresentato nel libro di Arcangelo, che è un giornalista coraggioso che si è esposto sempre in prima persona, è anche uno dei più grandi conoscitori del fenomeno 'ndrangheta e non solo, dei rapporti dell'andrangheta con tutti i fenomeni, la massoneria deviata, l'estrema destra, il terrorismo di... quindi tutta una serie di rapporti che Arcangelo Badolati sviscera nelle sue opere. Chiudiamo Domenico Naccari dicendo questo, che dopo tutto questo è un libro che infonde speranza, specialmente nei giovanissimi, quindi se abbiamo perso tutte le generazioni passate, sicuramente possiamo conquistare quelle future educandoli. Sì, questo è un libro di speranza che induce a riflettere, deve essere, lui già egregiamente lo sta facendo nelle scuole, in modo tale che sia un messaggio non soltanto di speranza ma d'amore, cioè far capire che la cosa principale tra uomo e donna deve essere l'amore, il sentimento vero, e non la crudeltà, la sopraffazione e a volte l'uccisione della donna.